Come gestire al meglio i propri soldi da libero professionista? Spero ovviamente che tu abbia più di 50 euro perché questi erano gli ultimi contanti che mi sono rimasti. Detto questo, oggi rispondo ad una delle domande che ricevo più di frequente sui miei canali social, ovvero Matteo, come devo gestire i miei soldi da libero professionista? Quanti conti correnti devo avere? Come devo suddividere le mie spese? E soprattutto in che percentuali devo dividere guadagni, risparmi? E spese. Perciò, se sei un consulente, un coach, un libero professionista, un freelance, vendi servizi, sei nel posto giusto perché oggi, grazie anche all'aiuto del mio PC e di questo schema che io utilizzo per tracciare le spese, le entrate e le uscite e i miei risparmi, ti spiegherò esattamente come anche tu puoi farlo. Prima però di spostarci sul mio PC, ovviamente mi presento. Io sono Matteo Mangili, sono un imprenditore digitale, sono il fondatore di Accademia Freelance, la prima scuola per freelance e aspiranti tali che insegna loro come acquisire un metodo di acquisizione cliente costante e ricorrente in modo da slegarsi dal passaparola senza inviare messaggi spam e soprattutto senza postare tutti i giorni sui social. Sono stato sia dipendente che freelance e ora sono imprenditore, perciò so cosa significa gestire i propri soldi in ognuna di queste tre categorie e oggi ti mostrerò proprio come farlo. Spostiamoci subito sul PC. Eccoci qui sul mio PC, questo è lo schema esatto che io utilizzo per gestire tutte le mie entrate e le mie uscite. Partiamo dal primo conto in alto a sinistra. Vi svelo il nome, questo si chiama conto circolante. Cosa vuol dire circolante? Sulla quale circolano i soldi. Infatti qui avremo sia i soldi in entrata per tutti i lavori che svolgeremo, quindi i clienti che ci pagheranno, tutte le persone che appunto fanno entrare soldi all'interno del nostro conto. Questo è quello che metterai sulle fatture, questo è quello che utilizzerai per la tua attività o per la tua azienda, nel caso tu sia ovviamente un imprenditore. Qui quindi troveremo tutti i soldi incassati, ma nello stesso conto circolante troveremo ovviamente anche le uscite, perché qui è proprio dove avremo le nostre uscite, le nostre spese in qualsiasi categoria poi di spesa e vedremo poi esattamente la percentuale per ognuna di esse. Ovviamente qui 100% è ciò che entra nel nostro conto, poi vedremo ovviamente anche tutte le altre percentuali. Ovviamente per il conto circolante servirà un conto corrente dedicato. Per i conti corrente non mi sento di darti indicazioni particolari, sentiti libero di utilizzare quello che preferisci. Il primo step, il più importante da fare, che il 99% dei liberi professionisti non fa, è creare un nuovo conto diverso da quello che abbiamo per il circolante, dedicato e destinato alle tasse. Qui dovremo mettere la percentuale delle nostre tasse subito una volta che avremo incassato. Cosa vuol dire? Che solitamente se sei un libero professionista e vendi servizi online è circa il 30%. Ciò significa che non appena riceviamo il nostro 100% di entrate, di fatturato, il 30% dovrà subito essere destinato alle tasse. Se non lo vuoi fare ogni fattura che emetti, ricordati almeno a inizio del mese successivo, quindi a fine mese, di spostare quel 30%. In realtà è rischioso farlo dopo se non hai una corretta gestione del denaro. Perché? Perché il rischio è che tu spenda i soldi destinati alle tasse. E non sarebbe la prima volta che sento queste storie. Perciò se sai di cadere in tentazione facilmente, fai sparire quei soldi il prima possibile e li terrai bloccati per tutti i mesi necessari al pagamento delle tasse. Quindi spesso può essere anche che li tieni lì per un anno, ma è necessario ovviamente farlo. Piccolo consiglio perché probabilmente me lo chiederai. Ma i soldi delle tasse, dato che rimangono lì fermi, non li posso investire da qualche parte nel frattempo così intanto genero degli interessi? La risposta è no, non rischiare di perdere i soldi delle tasse perché poi se non li hai quando devi pagare, l'agenzia delle entrate ti viene a prendere e inizia a mandarti cartelle esattoriali ed è una cosa che a nessuno piace e che tutti vorremmo ovviamente evitare e che non ti auguro mai di finire in quella situazione. Perciò tienili lì e vedilo anche già come un primo step di intelligenza finanziaria nel dire ok, quei soldi sono lì, sono parcheggiati lì e va bene così, non succede niente. Quando dovrò pagare le tasse, li avrò per pagarle, sarò sereno e non avrò alcun tipo di problema.
Quindi 30%, ovviamente qui se la tua percentuale è diversa, io ho contato sia IMSS che IRPEF, ovviamente, che in totale fa circa il 30%. Ad ogni modo, non metterne da parte giusto precisi, mettili magari qualcosina in più che non si sa mai. Secondo step fondamentale, una volta che abbiamo ovviamente ricevuto i soldi, quello che dobbiamo fare è risparmiare. Perciò il terzo conto che dovrai aprire diverso da tutti gli altri è il conto risparmio. Qui utilizzerai quindi un ulteriore conto che deve essere il più sicuro possibile, quindi evita magari qui i conti online, meglio avere un conto fisico dove puoi andare in banca e metterne il più possibile. È vero che in Europa in teoria sei coperto fino a 100.000 euro di fatturato, però non si sa mai, meglio andare nella banca più sicura che conosci e mettere qui i tuoi risparmi. L'ideale qui sarebbe non avere accesso a questo conto, non avere la carta e quindi non poter cadere in tentazione nello spendere questi soldi, perché non è qui che dovremo poi andare a spendere i soldi. Quanto dobbiamo mettere nel conto risparmio? Io ho messo il 30% e ogni mese il 30% va in automatico nel mio conto risparmio. Domanda che potresti farmi in questo momento è: Matteo, ma quanti soldi devo mettere nel mio conto risparmio? La risposta è: quanti più ne puoi, il maggior numero possibile, perché la ricchezza di una persona non è data dai soldi che genera l'azienda o i soldi che genera il libero professionista, ma dal risparmio, dal patrimonio che una persona è riuscita a risparmiare. Perché se tu fatturi 100.000 euro al mese, ma spendi 100.000 euro al mese, non sei ricco, sei un povero con un alto tenore di vita. Perciò quello che devi fare non è sembrare ricco, ma essere ricco. Perciò evitare poi tutte quelle spese inutili che servono solo magari a far vedere agli altri quanto siamo belli, quanto siamo bravi, ma cerca di avere più soldi da parte possibile, perché ti serviranno e qualsiasi emergenza potrà mai accadere o succedere, tu sarai coperto in qualsiasi caso. Infatti il consiglio che io do è quello di risparmiare almeno 12-24 mesi di stile di vita. Cosa vuol dire? Facciamo un semplice calcolo. Se tu ad oggi spendi 1.000 euro al mese tra affitto, bollette, cibo, viaggi, cene fuori, ipotizziamo che tu hai uno stile di vita di 1.000 euro al mese, lo moltiplichi per 12 oppure lo moltiplichi per 24 mesi. Questo significa che dovrò mettere da parte, ipotizzando 24 mesi, 24.000 euro, almeno 24.000 euro. Qua cosa succede? Succede che se per qualsiasi motivo, dato che sei un libero professionista e le tue entrate sono instabili, dovessi perdere tutti i clienti, non te lo auguro, ma potrebbe anche succedere, se non rimani aggiornato, non ti formi e non riesci a servirli nel miglior modo possibile, tu comunque, se hai messo da parte 24 mesi, quindi 2 anni di stile di vita, vuol dire che per 2 anni puoi anche vivere senza lavorare. Ed è questa la vera ricchezza, la vera libertà, è esattamente questa. E ti posso assicurare che in 2 anni, senza lavorare, senza fare niente, una soluzione la trovi. Puoi formarti, puoi decidere di cambiare lavoro, puoi decidere di lanciare un nuovo progetto, puoi contattare il tuo network, puoi contattare persone, colleghi per capire se hanno opportunità di lavoro per te. Quindi insomma, in 2 anni non ci sono problemi e sicuramente riesci a rimetterti in carreggiata. Ma cosa potrebbe succedere se invece perdessi tutti i tuoi clienti e avessi magari 2.000 euro da parte? Quindi saresti a 2 mesi dal fallimento. Questa è una risposta che io non voglio neanche sapere, non vorrei mai, mai, mai trovarmi ovviamente in una situazione simile. E ovviamente penso anche tu. Va da sé che ovviamente se abbiamo il 30% che se ne va in tasse e il 30% che dovremmo sforzarci a risparmiare, poi ovviamente in base al fatturato può essere di più, può essere di meno. Meno fatturi ovviamente e più la percentuale sarà bassa, perché comunque ci sono delle spese fisse che vanno ovviamente sostenute, quindi a volte può essere anche il 20%, che comunque è già molto più della media, perché solitamente le persone non risparmiano niente. Basti guardare tantissimi video online dove la maggior parte delle persone ha 0 euro sul conto o ha 1.000 euro sul conto, e questo è davvero grave come situazione. Va da sé che quindi 30 più 30 fa 60%, tu puoi spendere il 40-50% massimo, in base ovviamente a quanto è il risparmio, di ciò che guadagni. Quindi ipotizzando che tu come libero professionista generi 3.000 euro al mese, che è il 100%, il 30%, ossia 900 euro,
dovrai subito metterli nel conto tasse e qua non li toccherai più se non quando poi arriverà il giorno in cui pagare le tasse e allora qui andrai poi a pagarle. Quindi per il conto tasse spesso ti consiglio ovviamente una banca o un conto che ti permette di pagare IF24 in modo che non devi poi ripassare i soldi dal conto tasse al conto circolante, ma sei già lì e puoi pagarle direttamente da quel conto. Quindi altro piccolo consiglio che mi sento di darti. Il 30% invece va nel conto risparmio, quindi andrai a risparmiare 900 euro. Ripeto, può essere 900, se è il 20% sarebbe 600, però poco cambia. Il 40%, che è quello che puoi spendere, invece equivale quindi a 1200 euro. Quindi tu ogni mese il conto circolante lo puoi anche portare a zero, perché di per sé hai già risparmiato prima e hai già messo i soldi delle tasse via. Perciò tutto il resto, quello che avanza, una volta che hai scelto la tua percentuale di risparmio, lo puoi anche spendere e anzi puoi anche obbligarti a spenderlo, perché è un premio che ti puoi dare per gli sforzi che hai fatto. Ovvio è che nessuno ti vieta di risparmiare più del 30%. Se ad esempio le tue spese sono inferiori ai 1200 ma equivalgono magari a 700 euro, nessuno ti vieta di prendere quegli altri 500 euro e metterli nel conto risparmio. Anzi, sarebbe un'ottima mossa, perché prima arriviamo ai nostri 24 mesi di stile di vita e prima siamo sereni e tranquilli. Va da sé che di conseguenza 1200 euro, se è la mia spesa, qui dovrò andare a modificare il calcolo e mettere che invece che 1000 euro al mese sono 1200 euro, che per 24 mesi sono circa 28.800, se non ho fatto male i calcoli. Ora mi chiederai: Matteo, ma qui vedo un altro quadrante, quando è che devo utilizzare quello? Quest'ultimo quadrante ovviamente è quello degli investimenti. Qui andrai ad allocare una percentuale di quello che risparmi solo quando avrai raggiunto il tuo obiettivo minimo di risparmio. Questo cosa vuol dire? Io qua ti ho messo il 50%. Cosa vuol dire? Ovvero che quando ho raggiunto i miei, in questo caso, 28.000 euro, che sono i miei 24 mesi di stile di vita, questi 900 euro, invece che continuare a essere messi nel conto risparmio, posso prendere il 50% dei miei risparmi, quindi in questo caso, a titolo di esempio, 450 euro, e iniziare a metterli in investimenti. E invece i 450 che mi rimangono, li continuerò ad aggiungere al conto risparmio, in modo che da 24 mesi passeremo a 25, 26, finché la vera libertà finanziaria si raggiunge quando ho talmente tanti soldi da parte che anche se io smetto di lavorare oggi, io posso vivere per 10, 20, 30, 40, 50 anni senza lavorare. E questo è l'obiettivo che la maggior parte delle persone sogna e che vorrebbe raggiungere. E questo è il modo poi per ovviamente arrivarci. Ma dove li devo investire questi soldi? Ovviamente qui la risposta è dipende, però ti posso aiutare a fare un paio di riflessioni sui tipi di investimento che ci sono e che potresti fare e quali hanno il maggior ritorno sull'investimento. Devi infatti sapere che ci sono le obbligazioni. Le obbligazioni sono dei titoli di Stato, solitamente, che danno in media l'1, il 2%. Qui sono abbastanza sicuri e hanno ovviamente rendimenti bassi. Poi c'è ad esempio il mercato azionario. Quindi il mercato azionario significa comprare di per sé quote, porzioni di aziende e scommettere che il valore poi dell'azienda cresca. Solitamente il mercato azionario può arrivare a rendere anche l'8, il 10% annuo, ovviamente sempre nel lungo termine. Basta guardare il grafico dell'S&P 500 e si vede che nel corso dei decenni il mercato è sempre cresciuto. Però se tu fossi entrato nel periodo di pandemia avresti perso un sacco di soldi, perché la borsa in quel momento poi è crollata, poi si è ripresa, poi è ricrollata di nuovo, adesso si sta riprendendo nel momento in cui sto registrando. Quindi queste sono le percentuali di rendimento. Poi ovviamente ci sono anche gli ETF, che sono uno strumento finanziario diverso che replicano l'andamento di un indice, tra cui ad esempio l'S&P 500. Questi hanno dei costi di gestione e commissioni minori rispetto ad altri strumenti finanziari e il rendimento bene o male è simile, potremmo mettere un 5-6%. Infine, per completezza, se vogliamo parlare di un ulteriore tipo di investimento, esistono le cripto. Sono diventate famose, quindi Bitcoin, Ethereum e così via. Qual è il rendimento che puoi avere? Di per sé puoi anche fare il 100%, il 200% in poco tempo, ma altrettanto puoi perdere il 100%, il 200%. C'è ovviamente pochi che hanno guadagnato
anche tanto da Bitcoin quando ai tempi valeva poco e poi è cresciuto di valore, c'è anche tanta gente che si è fatta male perché è entrata nel momento sbagliato e ha perso un sacco di soldi. Perciò qui ovviamente non mi sento neanche di consigliarti questo tipo di investimento perché è davvero tanto 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 rischioso. Puoi investirci, sì, ma proprio una minima parte per gioco, consapevole che tu quei soldi non li potresti mai più rivedere. Quello che infatti io faccio con le cripto è quello di investire proprio una minima parte della mia cifra destinata agli investimenti, che so che se anche dovessi perderla tutta, per me non sarebbe un problema. C'è però un'altra forma di investimento che secondo me supera tutte le altre in termini di ritorno sull'investimento, e questo investimento sei tu, ovvero l'investimento che fai in te stesso, l'investimento che fai in formazione, l'investimento che fai per diventare una persona migliore, un professionista migliore. Questo, se sei un libero professionista, se offri servizi, se sei un consulente, se sei un coach, è il miglior investimento che tu possa mai fare. Solo nell'ultimo anno infatti ho investito più di 50.000 euro in formazione e ti posso assicurare che volente o nolente, se scegli le giuste fonti di informazione, anche se impari una singola cosa, può stravolgere completamente la tua attività, e mi sono tornati indietro tutti con gli interessi. Perciò soprattutto all'inizio, quando non hai grandi capitali da investire, non hai magari 10.000 euro, 20.000 euro, 30.000 euro da investire, il consiglio che ti do invece è investi in te stesso, investi in formazione. Se hai pochi soldi, non preoccuparti, ci sono i libri. Puoi investire qualcosina in più, ci sono le consulenze. Puoi fare altro, ci sono i corsi. Poi ci sono i percorsi di formazione, i percorsi di mentorship, di coaching, che ti possono guidare mano nella mano nell'ottenere i risultati che meriti e che sogni di ottenere. E questo ti assicuro che è sempre il miglior investimento che tu possa mai fare. Perciò questo è il modo in cui io gestisco le mie entrate e quello che ti consiglio di utilizzare anche per te se sei un libero professionista. Spero ovviamente che questo schema ti sia stato utile. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi, e se ti è piaciuto il video ricordati di lasciare un mi piace, che è gratis, e iscriverti ovviamente al canale per altri video, soprattutto per freelance, coach e libri professionisti. Noi invece, come al solito, ci vediamo al prossimo video. A presto!